Temptation Island, Manuela Carriero non lo accetta, a tutto c'è un limite. Temptation Island, Manuela Carriero sullo schiaffo a Stefano, mi dispiace tanto. La fine di Temptation Island è stata segnata anche dall'accesissimo falò di confronto finale tra Manuela Carriero e Stefano. Che ha visto la coppia poi separarsi e proseguire divisi. Durante il falò, in un impeto di rabbia a causa di alcune frasi di Stefano, Manuela ha dato uno schiaffo sul braccio al fidanzato. E a due giorni dalla fine ha deciso di replicare alle tantissime critiche piovute sul suo gesto. Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo, cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Ma tutto c'è un limite, fra l'altro mi sono fatta anche male io. Manuela Carriero dopo Temptation Island ammette, la violenza psicologica è peggiore. Il percorso di Manuela Carriero, su cui si è anche espressa Ida Platano. E Stefano a Temptation Island si è concluso in maniera davvero triste. Con i due che oltre a separarsi hanno versato molte lacrime non risparmiandosi attacchi reciprochi. Dopo aver detto addio alla trasmissione ed aver replicato alle critiche per lo schiaffo al fidanzato. Manuela si è voluta soffermare sulla pericolosità della violenza psicologica. La violenza psicologica è peggiore, la cosa più brutta è che tante volte non viene riconosciuta. Temptation Island, Manuela Carriero si gode Luciano Punzo, la nuova coppia. A Temptation Island, Manuela Carriero ha trovato la serenità e l'amore nelle braccia del single napoletano Luciano Punzo. Che sin dai primi giorni ha mostrato il suo interesse corteggiandola in maniera molto romantica. Dopo aver ceduto alla corte del single nel villaggio. Manuela e Luciano continuano a frequentarsi felicemente anche fuori, e lei è stata anche presentata alla famiglia di lui. Per Manuela, Stefano non è ancora solo un ricordo, perché indubbiamente vi sono delle ferite aperte. Ma in Luciano sembra aver trovato la possibilità di riscattare una forza vitale e dei sentimenti che a lungo si erano assopiti.